Il tempo è arrivato. La fine è giunta. Avevamo promesso di non parlarne, lo so, ma quella notte... Alan, ti prego. Quella notte mi ha tormentata per anni. Ho bisogno di sapere cosa è successo in quella villa. C'era qualcosa lì. Il suo sguardo mi vetrificò. Non c'era niente lì dentro! Niente! Quegli occhi... erano pieni di odio. Ma dopo tanti anni di ricerca, ho scoperto che cos'era. Chi mi ha risvegliata? Vi prenderete ciò che vi spetta. Vi prenderete le anime che vi appartengono. E distruggerete ogni cosa. Forse qualcun altro dovrebbe indagare al posto vostro, visto che voi non sapete fare il vostro lavoro. Uccidili, ma lui lasciò me. Credevo che tu fossi cresciuto, Alan. Che fossi una persona intelligente e un grande avventuriero. E invece sei solo un povero pazzo che crede ancora nelle favole. So che in questo momento il cuore a pezzi. E so che la vuoi morta tanto quanto lo volevo. E ti prometto che la uccideremo anche per te. Vedi. Tu non sei un eroe. Tu sei soltanto un piccolo verme che ci va a fare l'eroe! Se Kaisha dovesse tornare in vita, per noi, per i nostri amici, per i nostri parenti, potrebbe essere la fine. Curiosità horror, sapevate che la colonna sonora del film Calta la cosa di Carpenter e curata dal maestro Ennio Morricone ebbe addirittura una nomination ai Razzie Awards per la peggiore del 1982? Beh, nonostante questo smacco, diciamo, è diventato un cult esattamente come il film. Oh. Ragazzi, grazie per la vostra attenzione. Se vi piace la mia maglietta, solo per horror fan, trovate in info box il link per comprarla e io vi aspetto come sempre al prossimo video. Ciao a tutti!